Da Unilever a Ford, sempre più aziende consentono ai dipendenti di applicare la formula del job sharing, lavoro condiviso. Basta trovare un collega pronto a dividere il lavoro a metà, è molto semplice. L'idea è venuta alle due direttrici marketing senior del gigante dei beni di consumo Unilever. Una lavora per una settimana presso la Pepsi Lipton Partnership di Unilever e allo scoccare del venerdì cede le responsabilità, ovviamente anche la scrivania, all'altra per la settimana successiva. Una scelta che garantisce la possibilità di fare carriera, ma anche di dare spazio alla vita privata. Una modalità amata dalle donne sembra piacere sempre di più anche agli uomini. Ne parliamo con Cristiano Cominotto, avvocato giuslavorista. Avvocato, buongiorno. Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi. La cosa più simile al job sharing mi sembra possa essere stato il contratto di lavoro ripartito, no? In Italia introdotto dalla legge Biagi e poi è stato abrogato dal Jobs Act nel 2015. Nessuno ha mai pensato di riproporlo? No, attualmente devo dire no. È interessante secondo me anche riuscire a capire perché è naturalmente una legge che era stata introdotta in Italia poi successivamente si è abrogata, quindi questo è sicuramente un aspetto molto interessante. Io dico sempre, e questo lo dico sempre, che le leggi e il modo in cui noi organizziamo il lavoro ha molto a che fare con la cultura delle nazioni, quindi forse negli Stati Uniti, in altre nazioni probabilmente c'è proprio una mentalità più aperta in determinate direzioni, mentre invece in Italia mi rendo conto che soprattutto nell'ambito del lavoro, per tutta una serie di ragioni politiche, storiche e quant'altre, è un pochettino più difficile introdurre delle novità. Dico l'ultima cosa, poi teniamo in considerazione che in Italia, io questo lo dico sempre, a livello di diritto del lavoro noi abbiamo una preparazione, una cultura nettamente superiori a tantissime altre nazioni, cioè siamo veramente bravi, poi però secondo me c'è un problema culturale politico. Ma da noi però c'è una sorta di mentalità punitiva per chi sceglie di fare il part time, o no? Ma allora, prima di tutto, il job sharing e il part time non sono ovviamente esattamente le stesse cose, job sharing due persone condividono lo stesso lavoro anche in termini di obiettivi e di cose da svolgere. Quindi il lavoro è unico. Nel part-time invece io lavoro un numero limitato di ore rispetto alle classiche 8 ore quotidiane, però diciamo la mia attività è singola, cioè io ho esattamente da svolgere il mio preciso lavoro. Quindi job sharing, certo, è di fatto un qualche cosa di un pochettino più complesso. Qualcuno, infatti, l'osservazione che tu fai è corretta, ha proprio messo in evidenza come il job sharing potrebbe essere attuato attraverso il part time, ma non è esattamente corretto perché non è la stessa cosa, non certo, sono diverse. Esattamente. Questa del job sharing è comunque un'idea che va d'accordo col concetto di work-life balance, no? Di cui abbiamo parlato molto spesso anche con te, Cristiano, cioè conciliare la vita privata con il lavoro. Secondo te quale tipo di azienda potrebbe cominciare a sperimentarlo qui da noi? No, sicuramente delle multinazionali, perché sono quelle che al di là di tutto sono più vicine a quel concetto di lavoro, perché vedi, il presupposto del job sharing e di tutte queste nuove forme di lavoro è un presupposto che è completamente contrario alla nostra cultura italiana, cioè un presupposto basato comunque sul risultato e sugli obiettivi, cosa che da noi in Italia è qualche cosa che davvero noi non riusciamo a digerire. Ti faccio un esempio proprio pratico. Io in questi giorni sto seguendo proprio un'azienda che ha scoperto che due lavoratori non raggiungono la stessa quantità di lavoro di altri lavoratori, cioè lavorano molto meno della media dei lavoratori. Stanno cercando di capire come affrontare questo argomento. Si sono rivolti a me per questa ragione e io non gli ho dato una risposta immediata, la devo pure studiare. Cioè, quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che in Italia
Esiste una legislazione molto tutelante nei confronti dei lavoratori che comunque fa sì che il datore di lavoro non possa non solo imporre, ma anche indirizzare ai lavoratori il lavoro in maniera da raggiungere determinati obiettivi. È chiaro che un job sharing, che significa appunto condividere un lavoro, presuppone il fatto che il datore di lavoro dica: voi due dovete svolgere questo lavoro e io da voi mi aspetto che voi raggiungiate questi obiettivi, cosa che, ripeto, in Italia non si può fare. Adesso io ho semplificato molto il ragionamento, perché naturalmente sì, è anche no, ma più complesso per non entrare nel tecnico, certo. Esatto. Però questo certo è un problema che noi abbiamo, e chiudo soltanto dicendo, e questo è il problema che noi abbiamo in tutte quelle nuove forme di lavoro che tanto ci piacciono e che tanto noi vorremmo che fossero applicate in Italia, che però si vanno a scontrare contro la nostra organizzazione e legislazione italiana. C'è un aspetto in tutto questo che non è così irrilevante, ed è quello della retribuzione. Ora, nel caso americano la retribuzione individuale è pari al 60% dello stipendio, ma le due direttrici di cui parlavamo prima, che hanno appunto dato il via al progetto, dicono che lavorando insieme sono molto più produttive di una persona sola, e va bene, guadagnando comunque, con gli incentivi che ci sono là, più dello stipendio quasi dimezzato. Non credo che qui da noi sarà mai così. Cioè, lavori la metà, guadagni la metà o poco più. Sì, sono perfettamente d'accordo, e qua si inserisce un altro tema delicatissimo, che tra l'altro è il tema, diciamo, forse più trattato in Italia in questo periodo, che è il tema dei minimi retributivi. Cioè, in un'Italia dove purtroppo rispetto ad altri stati i nostri minimi retributivi sono molto inferiori, e non mi riferisco solo agli Stati Uniti, mi riferisco alla Francia, mi riferisco alla Germania, mi riferisco all'Inghilterra, mi riferisco a mille altri stati, potrei citare il Canada, cioè sono un miliardo di stati, diciamo, evoluti, dove gli stipendi sono molto più alti. È chiaro che se io guadagno, non so, 10-14 euro all'ora, e lavorando metà giornata posso fare job sharing, ma posso comunque avere una vita in qualche modo che mi permetta di tirare avanti banalmente, ecco, in quel caso naturalmente qualche cosa che io posso seguire. Ma siccome in Italia io lavoro guadagno meno di 9 euro all'ora, è chiaro che lavorando full time faccio già fatica ad arrivare a fine mese. Se poi mi dividi a metà quello che già guadagno senza riuscire a vivere, è chiaro che io sarò nella condizione veramente di povertà, e quindi questo è un altro tema enorme che noi abbiamo in Italia. Non è un tema da sottovalutare questo, non è assolutamente un tema da sottovalutare. Mi piace molto invece l'idea di questo lavoro condiviso, di questo job sharing, anche se utilizzato per consentire ai dipendenti in età pensionabile di prolungare la loro presenza per formare i giovani, per formare le nuove leve. Quindi lavoriamo entrambi in regime di, diciamo, part time, ma insomma abbiamo visto che non è esattamente un part time. Sarebbe secondo me una buona soluzione per il ricambio generazionale, un bel passaggio del testimone, con vantaggi per tutti se vogliamo, soprattutto per le aziende, anche per i lavoratori. Adesso so che tu mi smentirai. Ma guarda, allora, lo sai perché c'è una ragione, perché, ripeto, cioè in teoria io sono perfettamente d'accordo con te che in teoria tutte queste misure sono fantastiche, tutte queste misure aiuteranno a vivere noi meglio, il work life balance è una cosa fantastica. Poi però io continuo a dire che se noi non cambiamo le leggi e proprio l'impostazione culturale legislativa di base italiana, sono cose assolutamente irraggiungibili, perché per esempio anche quest'ultima ipotesi che tu hai fatto va benissimo, ed è una bellissima idea. Chi esce, chi entra, no? Esatto, nel momento in cui però tu non mi crei, non dai la possibilità a persone che dovrebbero essere in pensione di rimanere nell'ambito lavorativo, quando noi oggi abbiamo il 30% di disoccupazione complessivo a livello nazionale, 50% quando si tratta di donne. Allora, vogliamo dare la possibilità a coloro che vanno in pensione di rimanere ulteriormente sul posto di lavoro? Sì o ni, però poi attenzione, perché quelli, siccome i posti di lavoro sono limitati, tolgono naturalmente i giovani che dovrebbero entrare nel lavoro e potrebbero creare ulteriore disoccupazione. Quindi anche questo naturalmente è una cosa da valutare. E da che cosa deriva, certo, questo tipo di problema? Deriva
da una rigidità troppo forte sia in ingresso che in uscita del nostro modello di lavoro. Quindi continuo a dire: bellissime idee, fantastiche idee, dobbiamo veramente a pensare diversamente il modo in cui noi organizziamo il lavoro in Italia. Questo è tutto. Al momento restano delle idee, magari poco applicabili. No, ma secondo me, guarda, bisogna parlarne e bisogna andare in quella direzione e bisogna spingere in quella direzione. Io sono perfettamente d'accordo con te, perché è importantissimo parlarne, perché quello è il futuro. Però dobbiamo renderci conto che dobbiamo uscire un pochettino dagli slogan e dalle questioni puramente, diciamo, sensazionalistiche, e dobbiamo proprio entrare nei meccanismi in cui noi abbiamo studiato e abbiamo creato il nostro diritto di lavoro, del lavoro, perché se non cambiamo quelli non possiamo fare il salto nelle nuove modalità di organizzazione del lavoro. Va bene, grazie all'avvocato Cristiano Cominotto, avvocato giuslavorista. E adesso...